Roberta Morris si confessa al magazine TV Mia. Nell'ultimo numero del magazine di Gossip TV Mia è contenuta una lunga intervista a Roberta Morris, volto del Fatti Vostri al fianco di Giancarlo Nagalli. La donna, oltre a parlare della sua carriera professionale, ha affrontato alcune cose che sono accadute in passato. In particolare la sua tormentata vita sentimentale. Infatti la donna ha avuto due storie d'amore molto importanti, una con Luca affermando che quando era con lui le mancava l'aria e l'altra con il conduttore di Casa Rai, Carlo Conti. La soubrette parla dei suoi rapporti con Carlo Conti. Come accennato prima, nella vita di Roberto Morise non c'è stato solo Luca. Infatti per diversi anni la conduttrice dei Fatti Vostri è stata felicemente fidanzata con uno dei pilastri della TV di Stato. Ovviamente stiamo parlando del conduttore toscano Carlo Conti, che presto tornerà sul piccolo schermo con un nuovo format e successivamente con La Corrida. I due sono stati insieme fino al 2011. E a proposito di questa relazione sentimentale, la donna ha rivelato che oggi tra lei e Carlo c'è una grande stima reciproca, ed è una cosa che è rimasta immutata negli anni. In poche parole, dopo aver ricevuto numerosi complimenti dal collega di lavoro Giancarlo Magalli sulla sua capacità di saper fare squadra ai Fatti Vostri, la Morise è prontissima ad iniziare il nuovo anno insieme al pubblico che la segue con affetto. Nel 2020 riuscirà a trovare di nuovo l'amore. Roberta Morris e la storia naufragata con Luca. Intervistata dal periodico TV Mia, Roberta Morris ha parlato a lungo della sua vita privata e della fine della sua relazione sentimentale col fidanzato Luca. Menzionandolo, la conduttrice ha detto che la storia non è più funzionata perché lui era diventato troppo geloso e a tratti anche possessivo. La soubrette, parlando della separazione dall'imprenditore, ha detto anche di essere stata molto innamorata di Luca, ma negli ultimi tempi, però, le cose non andavano bene e le mancava l'aria,